là, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Super Mario RPG. Nello scorso video ho affrontato il passo di Booster, che era una landa piuttosto brulla e desolata con qualche nemico al suo interno. Sono arrivato alla torre di Booster, dove abbiamo fatto amicizia con Bowser, infatti si può vedere in grafica nella squadra, e ho premuto un pulsante nella torre che ha fatto succedere qualcosa al passo di Booster. Quindi, dopo aver sconfitto il boss qui, Booster, credo che sia un boss da sconfiggere, andremo a vedere cosa è successo al passo di Booster. Ma ora, proseguiamo. Ah, qua tutti quanti i Booster, certo. Però prima di continuare per la strada che credo sia quella giusta, voglio andare di qua e vedere che cosa c'è di tanto interessante. C'è un Twomp? Ok. Interessante. Un fungo per refullarci. Wow! Ok, immagino che la strada che ho preso forse è quella giusta proprio. Allora aspetta, fammi scendere, voglio un attimino capire se sto andando male o bene. Per me andare male è andare nella strada giusta fin dall'inizio. Guarda i ritratti da più vecchio a più recente. Ok, serve la chiave per entrare, immagino. Non ho ben capito perché, ma va bene. Sale di livello Gino! Let's go! Vai, attacco magico e difesa magica per lui. Quindi, questo e questo erano giusti. Il pirata? Ok. Quindi ora è questo. Ancora no, wow. Abbiamo pittore, qualcuno, pirata, teppista, gnomo da giardino e qualunque cosa sia questo. Ok. Ricorda di rispettare gli antenati. No, io non voglio andare lì. Qua c'è Peach. Anche se Peach stava nella torre più alta, quindi dubito che sia qui. Ok. Wow. Si guardano negli occhi Bowser e Catenaccio, che magari qui hanno altro nome. Mario, lui è un po' timido. Ti dispiacerebbe girarti e guardare dall'altra parte? Ora puoi voltarti. Dice che è rimasto prigioniero da quando ha dato un morso a Booster, perciò adesso vuole aiutarci a combinare un po' di guai. Ah, Catenaccio, bene. Va bene, ci sta. Quindi ora abbiamo un alleato in più contro Booster. Ottimo. Ok, ora possiamo andare. Vai Twomp, portami in alto. Ok, abbiamo un po' di nemici qui. Non intendo affrontarli, sinceramente. Non ci arrivo, no, devo arrivarci da un'altra maniera. Ok. Magari così. Anche perché che ci vengo a fare qui, scusami. A che serve? Non ho capito. Vabbè, comunque. Magari è solo un appiglio, un appoggio, così. Comunque, andiamo avanti. Mi sa che ci siamo ora. Uoi! Ma appaiono a caso! Ah, ok. Pensavo che prendendo le monete apparissero. Mario sale di livello! Wow, sto facendo un bel po' di livelli. Super palla di fuoco, fuoco a volontà, premia ripetutamente. Buono, buono. Allora, difesa ne è poca, ci picchia. Ma andiamo con attacco e difesa, dai. Difesa è bassina. Allora, mi ha dato la chiave, però io voglio andare di qua prima. Quanti sono ora? Ok, proseguiamo per di qua. Ok, la strada è giusta. Che seccatura. Ma perché becco sempre la strada giusta? Non voglio beccare quella giusta. Pii, ciup ciup, pii. Questo è il mio binario personale. Ma ancora tu. Incredibile che tu sia arrivato fin qui. Davvero incredibile. Dato che sei qui però, forse potresti spiegarmi una cosa. La mia promessa sposa continua a cantare Mario aiuto, Mario aiuto. Cos'è, una dimostrazione di felicità? Ehi, fermi tutti. Forse Mario è il nome di qualcuno. Non sarai mica tu questo Mario di cui continui a ripetere il nome? Vuoi prenderti la mia promessa sposa? Prenditi questi invece! Ciao, eh! È scappato, non è giusto! Sono molto offeso, volevo solo giocare con lui! Ora non so bene che faccia dovrei fare in questa situazione! Ah, già dovrei fare questa faccia qui! Va bene, torno un attimo giù allora, Proviamo questa sta... Chi è che sale di livello? Mellow! Grande! Lampo Blitz! Fulmina un nemico! Premia al momento dell'impatto. Un solo nemico,
Andiamo con attacco e difesa per lui. Ok, apriamo questa porta. Chiusa a chiave, ovviamente. Scarpe da scatto. Ok, andiamo a vedere. Aumentano anche tutto, tranne l'attacco magico che scende. Le do a Bowser. Sì, le do a Bowser. Come arma Bowser Catenaccio, che non gliel'ho messa l'altra volta. Ora Bowser ha anche Catenaccio. Non pensavo potesse essere uno strumento di attacco, ma in realtà lo è e dovevo immaginarlo perché, beh, è un Catenaccio. Cosa vuoi che faccia? Ma a che serve qui dietro? Ah, certo. Wow. A cos'altro se no? Aiuto. Andiamo in alto. Qui non si può cadere. Bene. Penso che non manchi poi... Non dovrebbe mancare molto, effettivamente. Sì. Ah. E qui si va. Bene. Ah, sì. Qua c'è la cassa cultura. Qua c'è un pupazzo di Mario. Qua ci sono dei giocattoli. Chissà se posso arrivare là in alto a prendere il pupazzo di Mario. Allora, è un salto impossibile. Ah, forse, chissà, se si potesse spostare sta roba. Ma quel nemico lì piccolino lo conosco, ma non ricordo da quale serie proviene. Però lo conosco. Vabbè, poi c'è Samus comunque, vabbè. Oh, Peach, siamo arrivati! Ciao, ciao! Mario, sei venuto a salvarmi, ero così sole spaventata! Ora che sei qui! La porta è chiusa a chiave. Ci sarebbe Bowser. La porta non si apre? Credo che per sbloccarla serva la magia di Booster. E ora come facciamo? Non facciamo. Bowser può lanciare delle fiamme che bruciano tutto. O romperla come ha fatto con quella d'entrata. Aha! Booster sta tornando, vero? Presto, nasconditi da qualche parte e aspetta che apra la stanza senza farti vedere. La porta, senza farti vedere. Ok. Dietro le tende puoi muoverti liberamente. Non farti scoprire da Booster e dai suoi sniffer. Beh, certo, con un nome del genere. Capo, non dovremmo concentrarci sulla ragazza? Giusto! A proposito della ragazza che è caduta dal cielo, chi pensa che dovrei sposarla? Beh, parlate! Il matrimonio potrebbe essere una grande festa? Ah, una festa! Non ne abbiamo mai fatta una! Potrebbe essere divertente, ma che si fa una festa di preciso? Beh, di solito si beve aranciata e si mangia una torta, credo. Bere aranciata, mangiare una torta... Sembra complicato! Non so se posso farcela. Dobbiamo pianificare tutto per bene. Facciamo le prove generali del matrimonio! Ora diamo inizio alla cerimonia! Immagini di camminare con a fianco la sua meravigliosa promessa sposa. Ehi, qualcuno la faccia sorridere. Stop. A questo punto di solito arriva Mario a rovinare tutto. Dobbiamo tenerne conto, eh. Qualcuno vada a prendere il pupazzetto di Mario. Qui non c'è. Ma come non c'è? Banda di incapaci. Voi non trovereste nemmeno l'acqua del mare. È di sicuro dietro quelle tende. Numero uno, vai a controllare. Mi chiedo se trovasse me cosa potrebbe dire. Arrivo, arrivo, eh. Vabbè, sì, però basta guardare in alto, cioè... Ma scusami, quante volte controlli dietro la stessa tenda? No, qui non c'è. Non posso aver perso il mio pupazzetto di Mario. Siete solo dei buoni a nulla. Ah, numero due, vai a vedere anche tu. Ah, ora apro tutti. Wow. Incarogniti. Wow. Oh no, ora anche il numero 3. Cattivi ora, eh. Ah, ci picchia, interessante. Dai, dai, vuol dire che è davvero interessante. Ma quante volte aprite? Basta! No, qui non c'è. Oh, Dio, Dio. Non è possibile, deve essere da qualche parte. Numero 3, tocca a te.
Dai, su. Dai, su, 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 forza, forza. Volevi, eh? Ora è finita. Un momento! Questo è meglio di una festa! Occhio che adesso arrivo anch'io! Cosa? Aspetta un momento, eccolo! Ho ritrovato il pupazzetto di Mario! Ma non riuscivo... Cosa? Ma è scemo? No, questa gag è stupida, dai! Questa gag è un po' un cliché, ma comunque... Ma non riusciremo mai a prenderlo lassù! Ah, che nervi! E adesso come faccio? Non ce la faccio più. O piange. Eccolo lì che piange. Oi. È caduto da solo. E la Peppa! Che gentilezza! Grazie di aver recuperato il mio pupazzetto. Ti voglio ricompensare. Ecco, ma scusa, mi sono ma... Vabbè, lascia perdere. Amuleto di booster. Che la felicità sia con te ovunque tu vada. E va bene, ne ho abbastanza. Prove generali finite. Passiamo alla cerimonia vera e propria. Ah, giusto, la parola magica. And... Il nome della console. Forte che dica il nome della console. Snifter, mi dispiace, il tuo capo è un po' un beota. Amuleto di booster. Ottimo oggetto, l'odore un po' meno. Riduce la velocità. Vabbè, riduce la velocità, però aumenta di tantissimo le statistiche. Vabbè, non è che posso aumentare tutto quanto a Mario, eh. Oddio, Mello è lento, ma si merita un po' di amore anche lui. Dai, poi magari lo rimettiamo in squadra per la prossima sfida. Non questa, ma quando arriveremo poi più in là nel gioco. Aspettate! Dopo tutta la fatica che avete fatto per arrivare fin qui. Perché non restate ancora un po' con noi? Clown Lametto e Clown Pallino. Ma guarda, farei a meno, se potessi. Però mi sa che non si può, vero? Sì, però fai male, tuo amico mio. Terrore, vai! Gira, 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 gira. Mi sa che fa solo danno a loro. No, si spaventano invece. Vai, super palla di fuoco! Colpisci tutto! Anche perché tutti sarebbe un po' difficile. Ok, fa uno di danno. Però gli abbiamo fatto male a quello lì, eh? Non so quanto gli manca, ma super palla di fuoco è stata molto efficace. Conto di rifarla. Ok, è andato qua. Ah, sono debolini questi, dai. Si fa veloce, si fa. Buono, buono. Ok, super palla di fuoco. Potrei fare anche super salto. Com'è efficace. Vabbè, però allora, scusami. Vabbè, allora facciamo una cosa. Oggetti, sciroppo d'acero su la squadra, ovviamente. Facciamo il super salto allora, immagino. Facciamo il super salto. Buono. Se prendo il ritmo non mi ferma nessuno. Se prendo il ritmo, certo. Dovrebbe mancare poco anche per lui. Ah, interessante che legnaccio che lo stava mordendo. Inefficace contro Gino quell'attacco. Va bene, meglio. Ok, loro sono dei boss intermedi. Infatti non sono molto forti alla fin fine. Però sono dei buoni punti esperienza, dai. Se ce li danno. Ok, ce li danno. Cassetta di fiori. Buono, vai. Ma Peach dov'è? Cos'era? Ti prego, lasciami andare, te lo chiedo per favore! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Eh? Ehi, dov'è la mia promessa sposa? Voglio giocare a nascondino anch'io! Dai, con te non voglio giocare a niente! Che noiosa che sei! Beh, sarà meglio affrettarci.
Una golosa torta ci aspetta in cima a questa collina. Andiamo! No, non voglio sposarmi con te, lasciami andare! Aiuto, Mario, aiuto! Oh, è Mario. Questo non era previsto. Mario, tu non sei invitato al nostro matrimonio. Inoltre dobbiamo fare ancora la prova generale. Mi va bene fare a gara con te che arriva prima alla sala delle nozze, ma non cercare di mettermi il bastone tra le ruote. Pronto? Oh cielo, ora si corre. Questa è la pista della collina Booster. Mi servono sì le istruzioni, grazie. Puoi muoverti solo a destra e a sinistra o saltare. Non puoi andare né in avanti né indietro. Oi oi, sarà tosta, mi sa. Se tocchi uno snifter o un barile, rimbalzerai all'indietro. Anche loro rompono le scatole. Se riesci a saltare su un barile o uno snifter, fai un balzo in avanti. Se arrivi a toccare la principessa Peach, otterrai dei fiori. Buoni! Pronti? Attenti? Via! Ah, ok, il tempismo però non è il mio forte in questo caso. Ah! Dolore! Ma... ok, quello era un po' strano come tempismo. Però ci può stare, posso capirlo. Ah, devo muovermi però con... ah, posso anche andare sì con il pulsante, certo. Non mi... pensavo che si muove poco, perché non è che si muove tanto. Ok. Ci picchia. È divertente, per carità, però... ah! Dai, 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 dai! Ah, accidenti, devo stare attento per tutte le parti. E devo comunque sia... oh, cavolo, quel barile rosso che faceva? A saperlo. Oh, allora! Ah, se solo avessi... messo meglio, preso meglio la direzione. Ah, che cosa succede? Quanta gentaccia qui, c'è troppa gente, non mi piace. Ah. Ai ai ai, vai. Grande, grande. Vai, tocca al principe, tocca al principe, tocca al principe. Ma che cosa? Ma dove sbuca quello snifter? Non c'era nessuno prima. Ok. Vai. Ok, se ne sono andati. Ok, wow. Congratulations, insomma. Ho fatto un po' schifo. Divertente anche questo. Quello della miniera per il momento è il migliore. Nozzelandia, no, 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 no. Prima di andare a Nozzelandia, direi che andiamo a passo di Booster a vedere che cosa è successo. Era successo qualcosa, vi ricordate? È successo nulla? Ah sì, invece. E beh, allora... sono ciecato io. Ok, la miniera. Si è aperta una specie di... vabbè, non era una... non era una... sì, però salta, amico mio. Quello che guarda. Cavoli, ma sei famoso, Mario! Se ti batto diventerà Snifter 4, speriamo. Che? Oh, no, adesso mi faranno fare tutto il corso d'apprendista da capo. Va bene, caro. Come piace, come pare a te. Oh, oi, bonus, ecco perché ti ha fatto venire qui, eh. Ranacola. E qui abbiamo una moneta rana. Ok. Questi sono Easy Experience Point, ma non li prendo. Salve, salve, salve. Benvenuto a Nozzelandia, abbiamo una splendida sala per matrimonio e una struttura alberghiera a 4 stelle. Godi tutto il soggiorno. Cerchi un tizio con la barba incolta e un estraneo elmetto? Come potrei averlo dimenticato? Nella sala per matrimoni? Beh, certo. Ok, sì, i tizi vestiti di nero vi hanno buttato fuori. Razzi e Raini! Oh no, i due sposi! Il matrimonio di Booster è iniziato! Sprangheremo la porta, perciò non provateci nemmeno a entrare di nascosto. Va bene, allora entro di nascosto. Vabbè, ragazzi, vi vengo a trovare più tardi, aspettate. Ok, qui si farà un po' di rifornimento e un po' di sonnacchio, perché almeno... ui, wow, quanto è grande sto posto. Per questo video è tutto, nel prossimo farò un po' di rifornimento di oggetti e cose varie, vedrò se è il caso di ricaricarmi, ma non mi sembra.
parte un po' qualche punto fiore. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!